benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, mi vedete nel letto perché Pia sta prendendo un attimo la tetta. Manuel è già andato a scuola, anche se il solito pullman non è passato, quindi ho chiamato e gli ho detto: guarda, prova ad aspettare quello che deve arrivare dopo, se viene, altrimenti vediamo come fare, perché se non può prendere il pullman è un casino. Non so se è perché è arrivato tardi alla fermata e l'ha perso, oppure se proprio non è passato. Perché con i ragazzi che sono a casa, boh, vabbè. Comunque, adesso gli altri si stanno alzando, le postazioni sono già pronte e niente, quindi siamo pronti per iniziare questa didattica a distanza. Non vedete niente perché il telefono stamattina, il mio, lo dovrà usare Sabrina. Due giorni, quindi lunedì e martedì, ci è arrivata comunicazione che saranno a casa lei e poi va a scuola da mercoledì, in quanto DSA. E quindi niente, quindi adesso vedete Pia la tetta e quindi adesso devo poi lasciarglielo a lei, perciò non potrò filmare mentre faranno didattica a distanza, mentre invece Giada userà il tablet. E niente, oggi arriveranno gli altri due, uno per Gabriele e uno per Giorgia, perché tanto appunto Sabrina è questione di due giorni, poi va a scuola, perciò li abbiamo presi solamente per quelli che stanno, diciamo, in casa, e in modo che riescano a vedere meglio. E come vi dicevo, appunto, così se gli danno da fare verifica o moduli Google, possono usare il telefono per fare quello e la lezione rimane attiva, in modo che non gli rompono perché si scollegano, perché si oscura la fotocamera. In più, mercoledì Giorgia devo portarla a fare il secondo tampone rapido, quello che avevamo fatto quella cosa con la scuola, ce l'ha questo mercoledì, e quindi vedremo poi come andrà anche questa cosa. E basta, quindi noi ci aggiorniamo più tardi. Ciao. Iniziano i primi problemi. Manuel non si è bloccato, scusate, non è passato il pullman per Manuel, quindi adesso mi devo mettere le scarpe e lo devo portare giù io perché deve andare a scuola. Nel frattempo poi proverò a chiedere al movicentro dove partono i pullman, come mai il pullman non è passato, e nel caso parlerò poi col professore, perché se non c'è il pullman non può andare a scuola. Va bene, vado perché sennò arriva tardi. Thank you.
Sto filmando col telefono di Sabrina. 0,36 km uguale 36 km uguale 360 m. 0,1. Prima Allora, teacher poi Greta. sto registrando con il telefono di Senti. Gabriele Dalla, e senti. sono riuscita ad aprire sul mio computer a manovella l'account per Giada e quindi lei farà video lezione dal computer oggi. È che ci va tanto per caricarlo, per quello che, cioè, ci mette tanto ad aprire le cose, ecco. Però nel caso non ci dovesse essere il pullman così, dovesse stare a casa Manuel, abbiamo anche il computer. Bisogna accenderlo un po' prima, però ce la si può fare. E niente, quindi adesso ci prepariamo, entriamo e poi appena è ora si collega. Tanto lì c'è Aspettiamo, Sabrina che fa la sua video lezione, di sopra ci sono gli altri bambini, qui c'è Pia aspettiamo che il teacher che arrivi adesso mentre fa un noi non disegno. facciamo niente. E poi adesso andiamo poi di là a fare dei lavori, cioè io perlomeno devo mettere in ordine. E niente. Ci siamo, siamo Teacher. pronti. Ho messo su il pranzo un po' tardi perché è stata una mattinata, guardate. Qui c'è il minestrone, qui l'acqua per la pasta, lì ho fatto bollire le uova e è rimasto macchiato. E siamo riusciti a fare la prima mattina di didattica a distanza, un po' a stento, ma ce l'abbiamo fatta. Poi oggi pomeriggio vi racconto tutto. Per pranzo comunque mangeremo il minestrone. È quello lì del Lidl in busta e adesso lo faccio cuocere, lo lascio qui e poi dopo lo passiamo. Benissimo. Eccomi, adesso devo fare un po' di cosine, devo preparare la cena, mettere i piatti in lavastoviglie perché ancora non l'ho fatto, perché poi oggi Pia aveva sonno, si è addormentata, allora siamo stati un po' tutti assieme sul divano, Giada ha fatto per fortuna quei pochi compiti che le hanno dato, però ne sono stata dietro e abbiamo guardato un po' di TV, ci siamo un po', diciamo, rilassati, siamo stati un po' tranquilli. Ho ritirato la roba che era stesa. C'è stato un caos tremendo perché praticamente allora all'inizio sembrava tutto bene. Giada inizia alle 9:30, quindi ho detto prendo il computer, lo accendo e la faccio accedere da qui. Gabriele è entrato dal tablet e Sabrina era col mio telefono e quindi all'inizio tutto ok. Viene giù Gabriele e mi dice mi ha buttato fuori. Avevo già acceso il computer, quindi gli ho detto: vabbè, guarda, mettiamo un attimino le tue credenziali, entra col computer, porto sul computer, lo attacco alla spina, sciocca io. Non ho controllato che fosse attaccato bene e che stesse caricando, sono tornata giù. Tornata giù, faccio entrare, non entra più. Quindi cerco dal telefono di Sabrina, nel frattempo finisce la video lezione. Allora gli dico: guarda, facciamo entrare Giada, che era già in ritardo. Facciamo entrare Giada così inizia anche lei a fare la video lezione. Intanto col telefono e il tab cerchiamo di trovare una soluzione per entrare. Quindi col telefono di Sabrina sono andata su internet, ho trovato una soluzione, ho preso il tablet, ho fatto quello che dicevano. E sono riuscita a scaricare proprio Classroom e Meet e quindi mi faceva andare sulla video lezione. Quindi entro sulla video lezione di Giada, le levo il telefono, lo do a Sabrina, ma nel frattempo Gabriele viene giù e mi dice: mamma, mi si è spento il computer. E io: ma no, com'è possibile? E poi perché era agganciato bene, io non ci ho guardato quando sono venuta via e così vabbè, l'abbiamo riacceso, è tornato in video lezione. E per quanto riguarda loro, anche poi alla fine sono riuscite a farla fino alla fine, boom. Adesso domani arriveranno i tablet, gli A2 che mancano. Questo qui ormai l'ho preso Huawei, perciò lo tengo così, ormai sono riuscita a tirarlo giù. Gli altri due invece li ho presi diversi perché non posso, cioè non ce la posso fare così. Quindi niente, adesso comunque abbiamo risolto. Per oggi, come primo giorno, siamo riusciti a fare tutto. Adesso io vado a sistemare qui in cucina, intanto preparo la cena. Non vi faccio vedere perché nel frattempo guardo una mamma per amica che loro stanno guardando di là.
così almeno andiamo avanti più o meno assieme. Tanto poi le pulizie sono sempre le stesse. E poi dopo vi faccio vedere cosa mangiamo per cena. DJ. One, two.